Prof, ma cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando i tuoi compagni che non arrivano. Ma quelli fanno sempre tardi. Prof, chiamare il telefono, quelli stanno sempre con il telefono in mano. No, eccoli, stanno arrivando. Ah, bene ragazzi, possiamo andare? Eccoci! Stiamo arrivando! Al solito adesso ci dividiamo in gruppi, siamo anche fortunati, è una bellissima giornata, vi darò un po' di materiale, i guanti, le buste e cominciamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Quindi prof, come fa? Quello che ormai facciamo da anni, siamo venuti qua per che cosa? Il progetto Gioia del Mare che ci vede appunto impegnati nella salvaguardia di questo tratto di spiaggia, di duna e del bosco. Fatto. E ora di andare a casa, mi sono scocciato. Prof, ma che ore sono? Sono le 11, c'è ancora un po' di tempo. Prof, mi sono scocciata di raccogliere carta e plastica. Ma perché le dobbiamo raccogliere noi? Non sono neanche le nostre. Anche se non abbiamo sprecato noi, la spiaggia di tutti dobbiamo averne cura. Lo scopo del progetto è proprio quello, averne cura di questi spazi, di questi luoghi, che sono di tutti. Soldi, cellulare, oro. None, ho trovato questa bottiglia, c'è un foglio dentro. E beh, questo è tutto? Che hai trovato? La lettera d'amore della fidanzata. E se fosse una mappa? Una mappa di un tesoro? E che mappa è? Ma una mappa? Una mappina? È la mappa di Paestum. E tu come lo sai? E non lo vedi, bisogna spiegarti sempre tutto. Queste sono le mura, mentre questi rettangoli sono i templi. E quella croce? E quello è il luogo dove è sepolto il tesoro. Waiu, allora siamo ricchi? Ricchi? Ricchissimi, io come una Maserati. Ah sì, io voglio solo gioielli. Allora io voglio la vostra piscina. Io voglio accattare la Salernitana e vincere tutti i partiti. E allora mi accatto Napoli e vengo a chiedere. E che è la fabbrica dei desideri? Sì, ma prima di desiderare dobbiamo trovare il tesoro. Forza, andiamo tutti ai templi. E mo? Come facciamo a trovare il tesoro? Sono mappa indicata in questo posto, il tesoro è qua. Dividiamo e ci troviamo, da qualche parte sarà. Thank you.
Quale cofanetto e cofanetto? È un forzire. Sì, ma adesso apriamolo. Ma che è, ancora un altro foglio? Gli angeli e Nara per sto foglio. C'è un altro messaggio, che faccio? Lo leggo? Sì, dai, leggilo. Dai, leggi! Cari ragazzi, la ricchezza non è nei beni di lusso, che sono facilmente sostituibili. La ricchezza è qualcosa che va oltre la vista. La ricchezza è conoscere, ammirare ed apprezzare ciò che vi circonda. La felicità e il benessere non derivano da ciò di cui vi potete vantare e ostentare di fronte agli altri, ma da quello che avete nel cuore, grazie a tutte le esperienze che riuscirete a fare nel corso della vostra vita. La felicità è qualcosa legato alla cultura, alla gentilezza, alla cura verso gli altri e verso quello che vi circonda. Guardatevi intorno, siete circondati dalla bellezza che non ha bisogno di essere arricchita dai beni materiali e dalle cose. E questo è il vero valore, non oggetti e monete d'oro, bensì la bellezza del luogo dove vivete ed è vostro compito tutelare, proteggere e valorizzare questa bellezza. Quindi ragazzi, se posso darvi un consiglio, non fermatevi alla superficie delle cose, ma scendete, andate in profondità, perché è lì che si trova la vera ricchezza. Il vostro prof. Ragazzi, ricominciamo!